to really close. Oh, I think that I found myself a cheerleader. She is always right there when I need her. Benvenuti alla nona giornata di campionato, seconda categoria, girone C. Formazione Predaia: Angelo, Oscar, Girardi, Bissardi, Bertagnoli, Morandini, Pancheri, Fini, Iada, Zingari, De Paoli. In panchina: Tavonati, Erliche, Zanoli, Papin, Franzoi, Tumeri. Allenatore: Matteo Valentini. Guardalinee: Erliche, Maurizio. Possesso palla a mezzo corona. Passaggio all'indietro. Lancio in profondità. L'attaccante deve recuperare, ma la difesa Predaia butta fuori. Possesso palla a mezzo lombardo. Recupera Lorandini. Lancio in profondità. Girardi rinvia, ma come mezzo lombardo il tiro e viene murato. Deppa. Lancio in profondità. Del Pancheri, ma l'arbitro fischia fuori gioco. Deppa. Si invola verso la porta. Salta un avversario. Tiene palla. Trova il tiro e viene murato. Posizione mezzo lombardo. Controlla la palla. Palla al centro. E la Predaia butta in angolo. Calcio d'angolo mezzo lombardo. Palla al centro. Nessuno ci arriva. Il mezzo lombardo cerca di recuperare, ma la butta fuori. Girardi. Lancia in profondità. De Pancheri. Tiene palla. Copre il tacco per Deppa, ma non ci arriva. Punizione Predaia. Lancia in profondità, mezzo lombardo rinvia. In mezzo a mezzo lombardo. Salta Pancheri. Va in profondità, ma l'arbitro fischia il fallo. Viada. Si invola sulla fascia. Si ferma. Un avversario lo salta, ma perde palla. Cerca di recuperarla, ma l'arbitro fischia il fallo. Punizione Predaia. Oscar sulla palla. Lancia in profondità. Per Biada, ma l'arbitro fischia fuori gioco. Fini, passa a Deppa, la fa subito a Pancheri, in profondità per Girardi, prova il tiro, ma la palla finisce sopra la traversa. Possesso mezzo lombardo, in profondità, si ferma, passaggio al centro, ma perde palla, recupera Chini, avanza per il centrocampo, passaggio per Rizzardi. In profondità per Biada, che la passa subito a Pancheri, avanza un po', subito per Deppa, che cerca di saltare un avversario, ma non riesce a tirare, quindi passa a Girardi, passa da dentro, ma il mezzo lombardo rinvia. Mezzo lombardo, palla al centro, ma Angelo farà senza problemi. Mezzo lombardo, lancio in profondità per l'attaccante, controlla la palla, punta per Tagnoli. Serve finte, lo salta, prova il tiro, la palla esce fuori. Punizione mezzo lombardo, lancia in profondità, prova il tiro, la palla finisce alta. Possesso palla mezzo lombardo, tiene palla, lancia in profondità, tocca di petto, passaggio per il centrocampo, lancia in profondità, 1-2 col compagno che salta i difensori. Palla al centro, ma Gabbo salva il laterale. Girardi, palla al centro, ma perdono palla. Recupera Deppa, che cerca di tirare, ma viene ostacolato. Il portiere para. Stringari, Pancheri, rischia di perdere palla, ma recupera. E torna Stringari, salta l'avversario, viene ostacolato. Recupera Pancheri, lancia profondità, ma il mezzo lombardo spazza via. Lancia in profondità, mezzo lombardo. Gabbo rinvia di testa. Recupera Oscar, salta un avversario sulla fascia, lo passa a Biada che cerca di liberarsi, ma perde palla. Girardi, passaggio in profondità per Deppa che sta per il petto, passa di testa a Biada che si invola sulla fascia, palla al centro e il portiere rinvia di pugno. Possesso mezzo lombardo, lancia in profondità basso. Prova il tiro ma viene deviato, recupera Girardi, prova a rinviare ma recupera mezzo lombardo, ecco il tiro e la palla finisce a lato, calcio d'angolo, palla al centro, Biada rinvia di testa, cerca di recuperare Girardi, ma arriva prima mezzo lombardo,
quindi prova a ripartire. Altre profondità per il compagno. Cerca di saltare Viada, ma lo salta. Prova il tiro, la palla esce. L'invio a mezzo lombardo. Prova a tenere palla. Salta l'avversario, palla al centro, non trattiene. Prova il tiro, la palla finisce alta. Possesso per Dayan. Lancio in profondità per Deppa. Cerca di liberarsi l'avversario, palla al centro ma finisce in angolo. Calcio d'angolo, palla al centro. Mezzo lombardo arriva di testa. Prova di salto per Murato. E prova a stringare, ma viene rubato palla. Mezzo lombardo. Lancio in profondità per il numero 10. Palla al centro, sta di petto. Ecco il tiro e Angelo parla per miracolo. Può ripartire il Predaia. Mezzo lombardo. Il colpo di testa del Predaia. Recupera Deppa. Avanza un po'. Prova il tiro. Ma il portiere lo para. Lorandini. Passaggio in profondità per Pancheri, ma perde palla. Recupera Girardi, che passa Deppa, salta l'avversario e da solo davanti alla porta, il tiro! La palla esce. Funzione per Daya, compito anche Stringardi. Tiro di Biada e il portiere la para. Deppa, si muove sulla fascia, salta l'avversario, li mette dentro all'aria, non ce la porta, passa per De Biada che non ci arriva. Secondo tempo, possesso per Daya. Partiti. Stringardi. Passa indietro per Franzoi, che lo passa subito ad Oscar, avanza un po', cerca i compagni liberi, non sa cosa fare, lancio in profondità per Deppa, sembrerebbe che non ci arriva, un testa a testa, ci arriva ma perde palla, cerca di occupare in qualche modo ma non riesce. Pulizione per Daya, Lizzardi, palla al centro, l'invia a mezzo lombardo e la palla finisce fuori. Posizione mezzo lombardo. Palla al centro, l'invia a Rizzardi, recupera a mezzo lombardo, prova a ripartire ma recupera Predaia. Viada si accetta, prova il tiro e il potere rinvia in angolo. Beviamo in pure. Posizione Predaia. Rizzardi palla al centro, nessuno ci arriva e potere la para. Mezzo lombardo tiene possesso palla, lancia in profondità, recupera il Predaia, ma la riperde sotto la palla, quindi riparte mezzo lombardo sulla fascia, lancia in profondità, palla al centro e Angelo la para. Stringani tiene possesso palla, lo scarica a Franzoi. Però allunga per Deppa, ma non si arriva. Quindi riparte mezzo lombardo. Le vie centrali. Fa un colpo indietro. Un'altra profondità a raso per il numero 10, che si ingola sulla fascia. Passa la profondità per il numero 11, che salta due avversari. Palla al centro, col tiro! E la palla esce di poco. Mezzo lombardo. Recupera Bertagnoli senza subire fallo. La medaglia riparte. Passa a Stringardi, ma perde palla. Ma recupera subito, quindi avanza Stringardi sulla fascia, carica a Rizzardi, i centrali, viene buttato giù ma altro lascia correre, quindi riparte mezzo lombardo, recupera Predaia con Franzai che cerca di recuperare, non ce la fa, poi i suoi compagni scaricano a Rizzardi, palla al centro e mezzo lombardo rinvia. E quindi riparte mezzo lombardo e recupera Predaia con Oscar. Palla al centro per Deppa, copia due colpi e la palla rimane sul portiere. Possesso mezzo lombardo, lancio in profondità per il numero 14, subito al numero 11 che si ferma, palla al centro con la bozzia e Stringardi riprende. Poi prende Predaia, lancia in profondità, colpi testa di Rizzardi, cerca di prendere Trapin, ma la palla finisce fuori. Dopo la nuova giornata, questi sono i risultati. Con lancio della Rovere 1-1, Guardiana Cariolo 1-1, Medobardo Predaia 0-0, Giovo Sarocco 3-1, Mezzocorona Alice 4-2, Solteri Solanda 0-2, la Paganella è a riposo.
Qui vediamo la classifica che vede mezza corona prima a 23 punti, seconda Paganella a 19, terza Pedale a 18 e quarta Mezzo Lombardo a 16 punti e tutti gli altri a seguire. Noi ci vediamo domenica 12 novembre alle ore 14.30 a Taio.